Da Pescara, Zeman lo ha avuto l'Avellino, ma lo ha soprattutto avuto a Foggia e grazie al Foggia era anche arrivato in nazionale Giovanni Stroppa. Quindi la scelta di Stroppa come successore di Zeman ci sta, insomma, è stato sicuramente un suo allievo. Adesso invece una notizia che ci ha sconvolto questa mattina è arrivata per il lutto che ha colpito il calcio spagnolo, perché Manuel Preciado, appena nominato nuovo allenatore del Villarreal, è morto nella notte a causa di un arresto cardiaco. L'allenatore, 54 anni, si è sentito male in un albergo di Valencia dove stava trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di recarsi a Villarreal per la presentazione ufficiale della sua nuova squadra. Il triste annuncio è stato dato dallo Sporting Gijón, l'ex club di Preciado, che in un comunicato ha affermato che l'allenatore ha scritto pagine della storia del club a lettere dorate. Ha guidato il Gijón in 232 partite ufficiali. Sono arrivate anche le condoglianze da parte di José Mourinho, che ha detto: Manolo aveva tutto quello che apprezzo nelle persone e negli sportivi: carattere, trasparenza e il coraggio per lottare contro le avversità che furono particolarmente dure nel suo caso. Ci lascia una persona molto speciale. In questo durissimo momento desidero mandare le mie condoglianze ai suoi cari e alla sua famiglia. E anche noi naturalmente ci uniamo, e credo tutti voi, al dolore per la famiglia di Manolo Preciado. Noi ci fermiamo.